Dottor Pisciculare, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo sempre alle prese con questo affare, però ora spreco un colpo sicuramente. Esatto. Come lo posso prendere? Anche qua ci vuole qualcosa. E se ci infilassi... Oddio, devo... Ah no, ce l'ho. Ok, no. Non ho trovato tutto, è quello che mi vorresti dire. Qui non c'era niente, c'era solo la gunpowder, quella grande. Le sto sprecando. C'è, scusatemi, c'è qualcosa che mi manca. C'è un cazzo di pezzo che mi manca. Ma cosa? Qui c'è tutto. Oh, lo posso riprendere? Mi prendi in giro allora. Vaffanculo allora. Tutto questo bordello. E dovevo soltanto riprendere quello che avevo messo lì. Meno male ho guardato la mappa. Vai, buttami giù. Bravo, vai, butta giù la scatolina. La scatolina, bravo, proprio quella. Perfetto. Spero di non doverci scrivere un rapporto. No, no, non ti preoccupare. È qui sotto. Non giudicate, sulle due cose che vi ho sparato, ok? Questo non vuole morire. Affanculo. Dai, mettiti in ginocchio, bravo, 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 bravo. Così c'è un bel po' di tempo. Grazie, Deagle. Ah, gli mortacci vostri. Andate via. Lasciatemi in pace. Oddio, adesso ci sono i cani? Merda.
Cucciolini, papà è tornato. Aia. Quanti siete? No, oh no, ho sprecato un colpo. Madonna, me ne è rimasto uno. Se c'è qualcos'altro, qui è un casino. Dai, è un po' una puttanata da dove sono arrivati anche. Che sono tutti morti. Madonna. Lui è sempre vivo. Ok. Fatto tutto un po' a caso. Dammi, dammi, dammi. Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che l'Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus cinese e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia... Stronza. Nota di Ben. Leggendario codice Tyrant. L'arma biologica definita e sviluppata. E quei bastardi nella massima segretezza. E solo pensiero con la bestia sia qui intorno. È molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. Cosa? Cosa stanno cercando? Cioè, scherzami. Vabbè, dai. Vabbè. Brava signorina dell'FBI. Tanto non è morto, dai. Queste cose non muoiono mai nei videogiochi. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenessi il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso andarci. Ma qui non muore niente. Esatto. Sì, ma aprire subito e levarsi dei coglioni? Sì, che è un po' me la tessera. Sì. E questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamoci.
Yai. Ma poi non posso tornare qua perché c'era un affare che dovevo aprire prima di fare il primo boss. Oh, vabbè. Era l'informazione che voleva? Purtroppo no. Ben ha fallito. Allora che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. E tu? Credi di poter salvare il mondo? Ho detto a Brana che avrei cercato aiuto. Buona fortuna, allora. Gun shop. Ed è chiuso? Dai, deve essere aperto, dai, su. Datemi delle armi, voglio colpi, vi prego. Proprio a secco, niente. Vabbè. È sempre così, tanto. È bloccata. Pff, dici? L'unico modo è passare per quel negozio. Sì, 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 sì. È proprio quello che stavo dicendo. Aiuto, che succede? Brava, brava. Che disastro. Allora. Oh, un amico. Ho detto, non muoverti. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia. Una bambina pure. Zombie. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No, aspetta. Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata. È la mia bambina, cazzo. Vuole già zannarti la giugulare. Lasciamo stare. Emma. Tesoro, ti ho detto di stare dentro. Papà. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché. Come diavolo è potuto succedere? Era il nostro angioletto. Mamma. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Un bel colpo in testa. Andate via! Lasciateci in pace! Sei te che hai iniziato a rompere il cazzo, eh? Senta, va bene tenere all'oscuro me. Ma perché lui? Voglio scoprire che succede qui. E fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città.
Io ci sto. Yay. Ora fammi vedere se ci sono altre munizioni, va bene, zia? Grazie. Ma perché il gioco è stronzo, mi ha fatto solo trovare quei pochi colpi di pistola. Grazie. Molto gentile. Ma posso andare qui? Dai. Ha solo sfondato la porta. Cioè, non era che tu fa. Hanno un virus. Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Poi magari è finita la campagna con lui, me la faccio anche con la signorina, però ovviamente quella non la registro. Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Comunque questo qua è il settimo episodio, tipo io ho appena renderizzato il primo. Ci ha messo 2 ore. Allora, cioè la prima volta dopo 2 ore e 50 era crashata e ci voleva ancora un po'. Era crashato il rendering. E wow, grazie. E poi l'ho dovuto renderizzare in 720. Infatti il video sarà in 720, perché sennò ci metteva una vita e mi continuava a crashare in 1080. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Sony Vegas è una merda. Infatti devo cambiare programma. Sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una iniziare a utilizzare Premiere. L'Umbrella controlla Raccoon. Ho iniziato a conoscere bene Sony Vegas. Merda. È un terremoto. Me lo auguro davvero. Ma che diavolo? Stai alerta. Beh. Bene. Simpatico il super crocodile, eh? Ora non so se questa roba me la posso tenere. Praticamente non mi serve più, non mi servono più tutte quelle con la spunta. Boh. Come dire, l'hai già utilizzato per tutto quello che potevi utilizzarlo. Ce la fai? Vabbè, fatti i cazzi tu, resta lì. Va bene, ne resta lì. Cos'è la mia? Trova Annette, ok. Saranno bombe. Scherzi, dovrai sopportarmi fino alla fine. Dovrebbe, forse al contrario. Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetta. Ciccia. No, deve venire anche lei. Non mi piace. Dici? Oh, mi ci sono messo di fronte alla sua bocca. Sono un genio del male. Sono un genio del male. Porca puttana. Allora. Cazzo! No, dovevi restare tutto a destra o a sinistra, dove dovevo andare? Non capisco la traiettoria di sto coso. Aiuto, sei morto.
Finalmente inizia a morire. Allora, tutto a sinistra. Tutto a destra, già di partenza. Posso rimanermene a destra? No. Allora devo andare a sinistra, ma questo riparte subito, io sono lento. Ok, nice. Oddio, era questo. Buon anno! Yeah! Ti è easy. Piaciuto, eh? Easy. Del cazzo. Easy. Zero death! Zero death. No, grazie. Zero. Muoviti a salire. Zero. Ti avevo avvisato. Avevamo avvisato mezzo salvato. Le persone in mostre, non i rettili. Tusce. Sono sorpresa tu sia ancora intero. Easy. Zero death. Vai, vai. Non sento un po' puzza di cacca, non so. Ti è cacata addosso, signorina? Non riesco a capire. L'Umbrella, a chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa rialzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Bene, bene, bene. Un po' come la nonna del 7, eh? Un'ina così simpatica, dolce, innocente. Niente munizioni? No, bastarda. È di sicuro ottima di me. Ferma, dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Ecco, ecco, hanno colpito me. Non sembra la tipica scienziata. Leon. Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Tanto a me basta utilizzare solo un po' di piantine. Oh. Sono fuori dalla struttura. Insegua me. Se non ce l'ha lei, carina, sarà nel nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Carina sei, sì. Ah! Corri quanto vuoi, Annette, ma non nasconderti. Niente, siamo a 25 minuti di video. Ho voglia di giocare con lei, però devo andare via. Simpatica la signorina. Ecco, più vicino. Bene.
Quindi niente, io vi ringrazio mille per la visione. Nel prossimo episodio cercheremo con lei, così vi faccio rosicare. Ma magari insieme a questo video ci vediamo subito quello dopo, quindi easy. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto come al solito. E noi ci vediamo al prossimo video di nuovo. E aiuto, ho sminchiato tutto. Bene. E dalla signorina sexy è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.